Ben ritrovati con Tandem, amici di TG Architettura, da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Daniela, l'estate è finalmente arrivata, anche se i dati che ci arrivano dalle associazioni che fanno indagini statistiche ci comunicano che non sarà un'estate ricca. Sì, in effetti circa la metà degli italiani, 14 milioni, non faranno vacanze, il 22% di quelli che vorrebbe farle non ha ancora deciso se le farà. Si abbasseranno i giorni di vacanza per ridurre le spese, si ridurrà ulteriormente la spesa scegliendo soluzioni low cost. Una cattiva notizia per il comparto del turismo, che dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello dell'Italia, che invece è candidato a perdere occupazione anche quest'anno. La perdita comunque viene registrata solo sugli italiani, nel senso che saranno loro ad andare in vacanza soltanto uno su due, quindi un'Italia che dovrà fare ricorso all'estero. E tu mi insegni che uno straniero, prima di scegliere la destinazione, va a guardare quanto spende, quanto costa, come è trattato. Se tu fossi una tedesca, verresti in Italia in vacanza? Molto probabilmente no, perché perso il vantaggio strategico che avevo con il cambio lira marco, avendo l'euro anche in Germania, non ho più questo vantaggio, e con lo stesso tipo di spesa, forse anche ridotta, probabilmente mi posso permettere situazioni più confacenti in paesi come la Grecia, come la Spagna, penso alle Canarie, dove si può fare vacanza per una settimana con una spesa uguale, se non ridotta, rispetto all'Italia e in condizioni diverse. Gli alberghi là sono nuovi, sono stati rinnovati. Infatti stavo dicendo, tu sei una romagnola, vieni da Riccione. Abbiamo peccato. Io non credo che la costa romagnola, come altri tratti di costa del bel paese, si siano attrezzati, abbiano fatto quelle ristrutturazioni alberghiere, che è quello che oggi uno straniero, un tedesco, un finlandese, uno svedese, un russo cercano. Credo che l'errore che sia stato fatto nel turismo sia identico a quello che hanno fatto le imprese del manifatturiero. Impresa povera, imprenditore ricco. In molti casi quello che è stato guadagnato, anche onestamente, non sto parlando per forza di cose, di fondi strani, di nero, di non dichiarato, assolutamente i fondi dichiarati sono stati utilizzati per far vivere bene l'imprenditore, in questo caso un albergatore probabilmente, mentre non sono stati reinvestiti nell'azienda per fare nuove stanze da letto. In alcuni casi ci si trova di fronte ad alberghi che fuori sono stati verniciati, sono state messe le sedie nuove, una piscinetta, poi entra la camera degli anni 80. Sempre dai dati statistici risulta che per esempio i tedeschi si sono riversati sulle isole Canarie. È tutto meno costoso, purtroppo ci sono degli alberghi, come tu hai sottolineato, che in Italia non reggono la concorrenza straniera, ma soprattutto nel nostro paese la logistica è la lacuna principale. Proprio nei giorni scorsi c'è stato uno sciopero che ha coinvolto in particolare la Sardegna, perché i TIR hanno fatto un blocco di 4 giorni per l'eccessivo costo del trasporto. Infatti l'anno scorso chi ha raggiunto la Sardegna in vacanza lo ha fatto nel 65% dei casi con l'aereo, grazie ad offerte di compagnie low cost o comunque della compagnia principale che vola sulla Sardegna, ma che ha fatto offerte, perché viaggiare in quattro su un'auto in un traghetto è impossibile, i costi sono insostenibili. Anche perché al di là dei costi adesso ci mancavano solo i divieti. Si sono messi tutti a inventarsi dei divieti, non ultimo il sindaco di Milano. Che ha fatto retromarcia, però la follia l'aveva fatta. Si è inventato questo divieto di mangiare un gelato a mezzanotte o oltre la mezzanotte. Beh, l'estate è appena iniziata e assisteremo a molti altri divieti. Capisco i casi in cui, come è capitato nelle zone della Romagna, perché abbiamo parlato di quelle come Marina di Ravenna o altro, dove sono stati fatti dei divieti perché la situazione era sfuggita di mano, si viveva nel caos e chi è residente non riusciva più a sopportare l'invasione di ragazzi ubriachi. In questo caso è comprensibile, ma assisteremo probabilmente a divieti di ogni genere. Cominceranno a vietare di girare in costume sul lungomare, è successo, vieteranno di accendere musica, vieteranno di giocare a pallone in spiaggia. Ora, non so come la pensi tu, ma a me onestamente fa specie, perché sembriamo tutti dei bambini piccoli che evidentemente sono molto maleducati, hanno bisogno che gli si dica di rispettare anche le minime regole. Dovrebbe avere il principio secondo il quale la mia libertà finisce dove comincia la tua. Invece a quanto pare abbiamo raggiunto un livello di maleducazione, ma forse di scarsa sopportazione, tale per cui facciamo quello che ci pare fregandoci. Un'ulteriore annotazione:
bisogna farla sul turismo, anzi sul modo di intrattenere coloro che non andranno in vacanza, che sono molti, e questo credo che andrà a cambiare le abitudini di coloro che dovranno gestire l'estate, per esempio nei comuni, quindi i sindaci, gli assessori. Il problema è probabilmente la mancanza di fondi, che questo creerà non pochi problemi. Dovranno comunque inventarsi qualcosa, sta di fatto che comunque se un italiano su due resta a casa, per esempio, dovranno andare a modificare i palinsesti delle televisioni. Da 30 anni siamo abituati a vedere repliche su repliche, film assolutamente non di primo piano, insomma l'estate che tanto è stata trascurata dagli editori e anche dai direttori di palinsesto, secondo me dovrà essere rivista appunto in funzione del fatto che molti italiani resteranno a casa. Corriamo anche però il rischio di ritrovarci i politici in televisione anche a luglio, quando vorremmo parlare di altro. Mi auguro proprio di no. Veniamo ora proprio sulla politica. Proprio sulla politica. Nei giorni scorsi si è votato, gli ultimi 16 ballottaggi hanno consegnato un'Italia sempre più in mano al Partito Democratico. Il PD ha vinto 16 ballottaggi su 16, ha tolto al centrodestra delle roccaforti come Treviso, per esempio, dove c'era il sindaco leghista per antonomasia, Gentilini. Un cambiamento notevole che sembra premiare la politica del PD per quanto riguarda la grande coalizione, mentre invece a quanto pare l'elettorato di centrodestra non comprende benissimo perché adesso il suo partito è alleato al governo col PD. Ma quello che colpisce me personalmente più di ogni altra cosa è l'ulteriore diminuzione dell'affluenza. Arriviamo addirittura ad un elettore su 5 a Roma. Ma tradizionalmente l'elettorato di sinistra è quello che è più fedele alle urne, quello che difficilmente non va a votare, mentre l'elettorato di centrodestra diciamo che è molto ma molto stagionalizzato, cioè a seconda anche del periodo in cui si va a votare, sono arrivate le prime giornate di caldo, di sole, magari ha deciso di andare al mare o in montagna. Sta di fatto che io non mi illuderei più di tanto se fossi nella sinistra, perché poi è qualche cosa di già visto, di già vissuto. La sinistra vince quando si tratta di andare alle elezioni amministrative, per poi perdere quando si va verso le elezioni politiche. Un altro dato di fatto è che a queste elezioni amministrative non ha partecipato Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi non ha caldeggiato, non ha sostenuto, non è andato nelle piazze a fare comizi, e quando Silvio Berlusconi non si muove, altro dato importante, il centrodestra, il consenso del centrodestra crolla ai minimi storici. Questa è una grande anomalia, è un'anomalia che non rafforza certamente la coalizione del PDL anche in previsioni future. C'è da chiedersi che cosa succederà all'interno di questo partito nel momento in cui Silvio Berlusconi andrà a godersi la meritata pensione. Dall'altra parte c'è un PD spaccato su tutti i fronti, non ha più una dirigenza, c'è soltanto l'ex segretario della CGIL Epifani che è lì, che cerca di manovrare la macchina da solo. Nonostante questi risultati, il partito di Beppe Grillo, che è in crollo verticale, insomma la rappresentanza politica, gli italiani cominciano a metterla in discussione, ma non solo, cercano di prenderne veramente le distanze. Andiamo in America, dove in questi giorni ha tenuto banco anche sulle pagine dei giornali di tutto il resto del mondo, compresi gli italiani, la vicenda della fuga di notizie su questo piano della NSA, l'agenzia americana, di controllo delle telefonate e delle mail. Hanno scoperto insomma di essere all'interno di quello che potremmo definire un grande fratello vero e proprio. Tutto viene controllato, tutto viene schedato. Ovviamente Obama ha detto che nulla è stato fatto contro i cittadini, che è semplicemente per combattere il terrorismo. Sta di fatto che un presidente democratico che fa dei diritti civili una delle proprie bandiere ha permesso che i suoi cittadini venissero spiati praticamente in ogni cosa. Probabilmente negli Stati Uniti non c'è Rodotà, che il fautore, il pensatore della legge sulla privacy, che, di cui tanto ci si è bagnato la bocca in Italia, senza però tenere in considerazione il fatto che gli italiani possono
benissimo subire delle, tra virgolette, violenze. Pensiamo per esempio quando telefonano a casa all'ora di pranzo, all'ora di cena, le signorine delle compagnie telefoniche che cercano di venderti un abbonamento, di suggerirti le soluzioni. Ecco, questa è una violenza alla privacy. Io sarei più infastidito a subire questo tipo di violenza che non un tacito controllo da parte di uno Stato. È chiaro che questo Stato deve godere della fiducia dei cittadini, cioè se ti spia lo Stato italiano è diverso che se ti spiasse lo Stato americano. Assolutamente. Ecco, motivo per cui guardiamo prima a casa nostra piuttosto che scandalizzarci di quello che avviene negli Stati Uniti. Sta di fatto che la legge Rodotà che tu hai citato permette esattamente quello che hai detto, ovvero il fatto che qualcuno ti chiami a casa e sia autorizzato a farlo, perché questa legge sulla privacy fa sì che ogni volta che tu sottoscrivi qualcosa, sia una tessera dei punti al supermercato o una carta di credito, tu debba compilare un foglio per i dati sulla privacy, e se tu distrattamente fai la X sul sì una sola volta, questo tuo dato finisce nelle banche dati di aziende che lo comprano e paradossalmente sono autorizzati a romperti le scatole. Non raccontiamocela, è un'anomalia, la solita anomalia del nostro paese. Immagina la vecchiettina che a casa sta a mettere la X nella casella giusta. C'è una sorta di silenzio assenso. Tu taci, loro possono romperti le scatole. Preferirei essere spiato da Obama piuttosto che essere preso per i fondelli da Rodotà o dai nostri politici. C'è anche una buona notizia che riguarda l'economia. Se dal 2007 ad oggi tutta l'economia mondiale è stata asfaltata da quella grande crisi che iniziò dalla Lehman Brothers in poi, arriva proprio dall'America un dato fenomenale, cioè un comparto che dal 2007 ad oggi è cresciuto del 30%, arrivando a 53 miliardi, più del PIL della Tunisia, per capirci. Ti stupirò perché il comparto che cresce con questo ritmo, il 30%, lo ripeto, esattamente in 6 anni, è quello delle spese per gli animali domestici. Nel senso che gli americani ogni anno spendono $1,477 per i cani, $1,217 per i gatti, e in Italia accade qualcosa di molto simile. Con cose folli, al di là delle spese per i veterinari che possono diventare più care di quelle per curare un proprio familiare, ci sono anche spese assurde come l'ombrello per coprire il cane, il lanciapalle automatico per poter far giocare il cane, l'aria condizionata per la cuccia del cane. Forse stiamo un po' esagerando. Ma c'è da dire che comunque gli organi di stampa hanno diffuso e hanno cercato di sensibilizzare oltremodo l'opinione pubblica sulla difesa di questi benedetti animali, gatti, cani, uccelli, chi più ne ha più ne metta, e a mio modo di vedere questa campagna di sensibilizzazione sta dando i suoi frutti, perché dietro il discorso, del mero discorso economico di quanto spendono gli italiani per gli animali, c'è proprio un discorso di sensibilità acquisita. Siamo molto più sensibili nei confronti di questi animali e per questi animali arriviamo a spendere cifre anche importanti. È sicuramente qualcosa di straordinario, di positivo, che l'uomo finalmente pensi anche agli animali. Voglio aprire anche una piccola parentesi su chi si dichiara vegetariano o vegano, anche questo va nella direzione comunque di salvaguardare gli animali. Ecco, il rischio qual è? Il rischio è che l'uomo arrivi a pensare più agli animali che non ai suoi simili. Quindi non mi stupirei, per esempio, di vedere scoppiare una rissa per magari un piccolo cagnolino che finisce sotto una bicicletta e magari vedere che l'indifferenza totale di fronte ad un uomo che muore sotto una macchina. Direi che per oggi è tutto. Grazie.